Salve, sono Don Enrico, parroco della parrocchia di Sant'Andrea a Montecchio, San Pietro a Barontoli e San Bartolomeo a Monastero. Oggi mi hanno chiamato a spezzare la parola con voi, la parola del giorno, perché è Sant'Andrea, patrono di una delle mie tre parrocchie. Andiamo a leggere il brano del Vangelo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre camminava lungo il mare di Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori, e disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e loro padre e lo seguirono. Ecco, il Vangelo oggi, ecco, ci parla della chiamata dei primi quattro discepoli, Pietro e Andrea, nel quale oggi ricordiamo Sant'Andrea, patrono della mia parrocchia, che qui ho messo la nostra reliquia, e Giovanni e Giacomo. Oggi la parola ci parla di vocazione e voi giovani, ecco, avete davanti proprio, siete chiamati a vivere la vostra vita seguendo la vocazione. È facile sentirla, capirla, ecco, bisogna che ci dovete mettere del vostro e soprattutto dovete essere connessi con Gesù per capire la vocazione. Però questo brano ci aiuta a comprendere alcuni punti importanti, fissi, che dobbiamo tenere presenti per capire la nostra vocazione e perché la nostra vocazione sia efficace, porti frutto. Ecco, innanzitutto Gesù che passa nella vita di Pietro e Andrea. Gesù passa nella nostra vita e ci chiama. E il momento lo decide Gesù. Chi viene chiamato da giovane, chi da più grande, chi da adulto. Però Gesù passa e chiama. Quindi bisogna stare attenti proprio alla chiamata del Signore e capirla. Gesù chiama Pietro e Andrea ad essere apostoli. E questo è importante perché è Gesù che sceglie i suoi discepoli. Non Andrea e Pietro non hanno scelto Gesù, come succedeva a quel tempo dove i discepoli sceglievano il maestro e come delle volte si sceglie anche, ecco, l'insegnante all'università. Ma è proprio Gesù che sceglie, è Gesù che sceglie e dobbiamo capire da Gesù qual è la nostra vocazione. Perché la vocazione non dipende da noi, non sono i nostri desideri, ma è il desiderio che Gesù ha per noi perché si diventasse come vuole Lui. E allora la Chiesa ha istituito, per esempio, il seminario per capire se siamo dei sacerdoti, dei preti, cioè bisogna andare in seminario per capire se la nostra vocazione sia vera, autentica, quella di essere sacerdoti, presbiteri per la Chiesa. Ma anche essere frati, essere suore, essere monache, ecco, per capire se veramente questa vocazione bisogna andare nel convento e fare il noviziato, per capire se noi siamo chiamati ad essere, ecco, quella vocazione religiosa specifica. E anche il matrimonio, a pensarci bene, ecco, per capire se noi siamo fatti. Per sposarci bisogna fidanzarsi. Sembra strano, ma è così. Perché nel fidanzamento dobbiamo capire se Dio ci ha scelto nel matrimonio. E allora è Dio che sceglie, ecco, non siamo noi. In questo brano c'è scritto: «Venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini». Ecco, Gesù, ecco, nella vocazione, ci rende collaboratori della sua missione. Non della nostra, non si segue i nostri desideri, le nostre passioni, ma si segue la passione di Gesù, che è quella di essere un pescatore di uomini. Anche questo è importante. Gesù non ci vuole fermi, ecco, in casa,
ma ci vuole persone attive, persone che collaborano, persone che si danno da fare, ma sempre in comunione con Lui, sempre in dialogo con Lui, perché è la sua missione che dobbiamo, ecco, realizzare, non tanto i nostri desideri o i nostri progetti. In questo brano c'è scritto che Andrea e Pietro lasciarono le reti e lo seguirono. È molto importante nella nostra vocazione, nel cammino vocazionale. Ogni battezzato, vi ricordo, è chiamato a realizzare un compito. È molto importante lasciare, ecco, le cose che stiamo facendo e seguire Gesù. Ecco perché Gesù sa che la vocazione cresce. Nasce, cresce e si realizza solo se noi andiamo dietro di lui. Se andiamo dietro ad altre cose, faremo altre cose. La nostra vocazione la possiamo anche vivere, ma sarà una vocazione, una vita che non porta frutto spirituale, ma una vita che forse ci realizza personalmente, ma questo non serve a niente. Noi dobbiamo, ecco, lasciare tutto per seguire l'unico maestro che è Gesù, perché lui ci dice cosa fare e come comportarsi. E alla fine di questo brano ci sono due aspetti importanti nel sottofondo di questo brano. Il primo è questo: Gesù, ecco, si è creato un gruppo di discepoli. È molto importante nelle vocazioni cristiane creare una famiglia. Vivere, non creare, vivere in una famiglia, ecco, spirituale, aderire ad una famiglia spirituale, perché in questo modo, ecco, le vocazioni possono essere sostenute, possono davvero crescere e portare frutto. E infatti i sacerdoti, i preti, ecco, hanno di riferimento la comunità presbiterale, i frati, i monaci, le monache. È più chiaro, è più evidente, vivono in una comunità, ecco, in una famiglia spirituale. E gli sposi si sono creati da sé una famiglia? No, anche gli sposi è una famiglia spirituale. E forse è proprio qui che gli sposi cristiani dovrebbero un po' lavorarci e capire bene, ecco, il loro matrimonio. Perché è Gesù che sceglie la sposa o lo sposo. Ecco, per la vita, non siamo noi che si sceglie, è Gesù che sceglie, ecco, la famiglia, ecco, spirituale, non siamo noi che si sceglie la nostra famiglia e la vogliamo vivere in un determinato modo. Il giorno del matrimonio, ecco, nuova via, ecco, di santità, questa vocazione, Gesù dona a questa famiglia un compito diverso, un compito particolare, e quindi anche il matrimonio è una famiglia spirituale. E una famiglia, in questo modo, solo in questo modo, ecco, le famiglie cristiane, ecco, possono crescere e possono, ecco, irrobustirsi e portare frutto. E poi c'è l'altro aspetto, che è quello della parola, è importante. In questo brano si vede che questi discepoli, Pietro e Andrea, lasciarono tutto subito e lo seguirono. Ma com'è possibile? Lo vedono per prima volta e lo seguono. E Matteo ci parla in questo modo per dirci una cosa importante, per dirci che la parola è irresistibile. Quando Gesù chiama, quando noi seguiamo la parola, quando noi seguiamo una vocazione fondata sulla parola, è irresistibile, la portiamo a compimento. La parola esce da Dio e torna a Lui solo dopo quando ha prodotto effetto. E per non produrre l'effetto desiderato bisogna scappare dalla parola, altrimenti abbiamo perso. Se noi ci confrontiamo con la parola di Dio, la meditiamo, ecco, e l'ascoltiamo un pochino, abbiamo perso. Ecco, è irresistibile. E quindi, ecco, molto bello che proprio le vocazioni, ecco, nascono proprio dalla parola di Dio che chiama. Io vi saluto. Hashtag, io resto con te.
Se il commento al Vangelo ti è piaciuto, clicca qui sotto su iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui contenuti del canale YouTube della Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino.